Bentornati! È con immenso piacere che pubblico questo video. Se qualcuno di voi non se ne fosse accorto, nell'ultimo periodo ho avuto un po' da ridire con i colori ad olio. Abbiamo un po' litigato, vi lascio linkati i primi due video che ho già pubblicato circa la nostra relazione di amore e odio. Non ero convinta di voler continuare a sperimentare perché dopo l'ultimo video la mia autostima ha subito un colpo così forte che ho dovuto un attimo cercare di rimettermi in piedi. Per fortuna sono una persona molto tenace, mi hanno detto che tenace è il fratello buono del con tendenze ossessive, quindi diciamo tenace. Siate tenaci, non siate ossessivi. Il risultato è lo stesso, quindi siate quello che preferite. Ho fatto un dipinto quindi ad olio, un altro, sì, sempre su carta, bla 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 bla. Ho fatto un bellissimo video che adesso vi faccio partire. Non voglio star più a chiacchierare che poi mi annoio. Ho fatto un percorso molto avvincente. Mi hanno anche detto che le altre introduzioni erano troppo lunghe, quindi tagliamo, non lo so. Vi faccio partire il video e vi racconto come ho superato lo scoglio del oh mio Dio, non ce la farò mai! Per fare le cose fatte bene, anche detto per non saperne leggere né scrivere, ho cominciato dando una mano di gesso acrilico sul foglio. Così, perché si fa. Una volta che il gesso acrilico si è asciugato, si fa il disegno. Bastano poche linee, purché siano fatte bene ovviamente. Io di solito studio il disegno che devo fare su della carta da formaggio, lo disegno e ridisegno 100 volte, no 100 no, insomma una quindicina di volte però sì, per cercare di comprenderlo veramente. In questo caso l'ho buttato direttamente sul foglio su cui poi ho dipinto, perché è un esperimento appunto. Qui voglio provare i colori ad olio e non il disegno, quindi buona la prima. In realtà poi appunto ho fatto degli errori che ho corretto in corso d'opera, però insomma non ci vedo grossi problemi. Una volta completato il disegno ho fatto sta cosa che consigliano in tanti, ma io non avevo mai fatto e non ne capisco neanche il motivo, di dare una bella mano di colore molto diluito con o trementino acquaragia, una mano di fondo in modo tale da non dipingere su carta bianca. Non ho ancora capito esattamente il perché si faccia, però l'ho fatto. Ho detto, vabbè, stiamo imparando, impariamo anche a fare le cose che non comprendiamo. È stato molto bello perché poi mi ha dato la possibilità di fare questa cosa qui, ovvero di partire da una tonalità intermedia e così facendo ho potuto, con questo panno, rimuovere colore nei punti luce più chiari. Questa era la prima volta che lo facevo. Con l'acrilico non ti è concesso farlo. Con l'acquerello penso che tu puoi farlo solo se sei piuttosto esperto, perché devi essere molto veloce. L'olio invece è quella perfetta via di mezzo in cui finché il colore si sta asciugando, non c'è nessunissima fretta perché comunque si asciuga in almeno un giorno, si può andare a togliere colore e mettere così in risalto i punti luce. Questo è stato molto divertente da fare perché sì, non l'avevo mai fatto, e tant'è che penso che se uno sia veramente bravo a fare sta cosa di rimuovere il colore, il dipinto può anche considerarsi finito semplicemente con questa tonalità di fondo un po' nebulosa e questi fortissimi punti di luce. Non è il mio caso ovviamente, perché è la prima volta che lo faccio e non sono capace, però insomma mi ha dato questa idea e la do a voi, magari qualcuno se ne può far qualcosa. Ecco, l'unica cosa da fare attenzione è non strabordare, cioè non togliere colore fuori dalla figura, perché poi è un po' difficile andare a rimetterlo mantenendo l'omogeneità dello sfondo. Benissimo, una volta evidenziati i punti di luce, io sono passata ad evidenziare direttamente le zone più scure, senza fare, diciamo, la scala di luminosità. Sono passata praticamente dal più chiaro al più scuro, e poi ho lavorato sulle sfumature in un secondo momento. Questo mi serviva per comprendere la figura, cioè per passare la figura da bidimensionale fatta a matita a tridimensionale con luci ed ombre in maniera piuttosto schematica, esattamente di solito come faccio con l'acrilico.
Qui finché dipingo, come vedete, rimangono tutte queste... il segno della pennellata, del colore molto diluito, che fa un po' schifo adesso da vedere e non ero molto a mio agio vedendoli, devo dire la verità. Però in realtà poi questo dipinto l'ho realizzato in 4 giorni circa, di volta in volta andando a ripassare sopra, aggiungendo colore, quella parte, quei segni di pennellata vengono coperti, soprattutto perché lì il colore è ancora diluito con l'acquaragia e quindi si asciuga di conseguenza più in fretta. Sempre con la stessa tonalità, diciamo, di ombra, sono andata a definire tutte le altre zone. La parte dei capelli, sì, non ho avuto nessun tipo di pretesa. Io per imparare a fare i capelli con l'acrilico ci ho messo sì e no 6 ritratti, chiamiamoli così. Quindi qui sono andata molto a naso, imparerò come farli col tempo. Dopo aver dato quindi le prime definizioni di luci ed ombre, sono andata a mettere il colore, diciamo, definitivo, l'ultima mano. Ho lavorato con colori molto basic, ovvero il bianco, poi ho lavorato con il rosso primario, se non ricordo male, non ce l'ho sotto mano, terra d'ombra bruciata e blu, credo blu primario. Non ho usato il nero, perché il nero non è un colore, e il nero più che altro spegne tanto, quindi la tonalità più scura l'ho fatta con terra d'ombra bruciata e blu. Sono andata prima di tutto a fare le zone più chiare, e poi sono passata a definire, diciamo, i dettagli per esempio dell'occhio, che è inserito nella zona più chiara del volto, e ho cercato di contestualizzarlo, non so se ci sono riuscita, ma vi assicuro che ho fatto del mio meglio. Come ho imparato dalle altre volte, avevo sempre a portata di mano diversi pennelli. Più o meno ogni pennello aveva sempre la stessa tonalità di colore sulle setole. Qui ho lavorato sulle sfumature esattamente come ho imparato nell'ultimo video che avevo fatto sui colori ad olio, ovvero accostare i colori e poi con un pennello pulito, diciamo, mescolarli. Non è difficile, ma non si può fare a caso, non saprei come spiegarlo. Li si mescola e bisogna stare molto attenti ad avere sempre a pulire spesso le setole del pennello, perché ovviamente il pennello raccoglie colore ogni volta che passa e rischi di portare in giro colore che invece andava solo omogeneizzato e non portato in giro. Non è un termine molto tecnico, portato in giro, però rende molto l'idea. Appena comprerò una camera che è un po' migliore di questa, vi giuro vi faccio uno di quei primi piani, così veramente sarà molto semplice capire quello che sto cercando di dire. Però per adesso questo è il vocabolario che conosco. E penso che sia meglio se uso questo vocabolario, perché lo conoscete anche voi. Se usassi un termini troppo tecnici, escluderei dall'ascolto una bella fetta di popolazione che do per scontato mi stia ascoltando. In ogni caso, ecco, un'altra cosa che ho imparato, che è stata molto molto utile con i colori ad olio, è mai mescolare i colori col pennello, guai, nella maniera più assoluta. È molto meglio usare la spatola, qui in effetti avrei dovuto chiedere consiglio a qualche muratore su come si fa a mescolare con la spatola, perché il pennello, se mescoli col pennello, anche quantità veramente piccole di colore, il pennello si imbeve di colore e non riesci più a liberartene. Non è come l'acrilico, che io ho sempre mescolato col pennello l'acrilico, tanto poi dai una passata in acqua e il pennello è come nuovo, cioè si pulisce perfettamente. Basta asciugarlo bene dopo e sei a posto. Invece con i colori ad olio guai, infatti secondo me è anche per questo che le prime volte mi sono trovata molto male, dovevo continuare a cambiare pennelli. Invece questo giro devo dire che ho usato meno pennelli di quello che avrei pensato con questa tecnica della spatolina, che qualcuno può dire vabbè, si sapeva già. Ho capito, però finché non la usi non capisci veramente il vantaggio di averla, perché tu puoi dirmi quanto vuoi di usarla, però se io non so il perché
non è nella mia natura fare delle cose senza sapere il perché. Poi ovvio che ogni tanto lo fai, lo devi fare. Qui ho voluto mettervi questa parte velocizzata perché io ho il terribile difetto, che per me non è un difetto, però in questo caso lo è stato, di ogni volta ripassare, non essere mai contenta del risultato. Ogni volta che guardo il dipinto vedo sempre qualcosa da correggere. In effetti in questa ripresa mancano delle parti che non ho registrato, non per insomma malafede, ma perché quello che racconto nel primo video che ho pubblicato su YouTube, ovvero artisti in smart working, lavorare senza studio, è verissimo. Cioè io passo dalla cucina al bagno, vedo il dipinto e caspita, vedo qualcosa che non va, devo farlo subito. Per questo mancano dei pezzi, perché non posso per 30 secondi di pittura piazzare la telecamera, la luce e tutto. E quindi dovrei essere un po' più ordinata. In ogni caso, sono abbastanza contenta di come sia venuto, devo dire. Adesso non so se a voi piace oppure no. Provate a dirmelo, perché io ovviamente lo vedo con i miei occhi, ma magari la mia visione può essere un po' distorta. A me piace, considerato che è il terzo dipinto ad olio di tutta la mia vita. Fatemi sapere cosa ne pensate, soprattutto se avete visto anche gli altri video, ditemi veramente quello che pensate, in maniera molto educata, per favore, perché i commenti è facile magari interpretarli male, e un commento magari che vuole essere una critica costruttiva può risultare facilmente una critica distruttiva. Quindi se volete scrivermi critiche distruttive, sappiate che vabbè, non le leggerò. Se sono critiche costruttive, sarò ben felice di rispondervi. Ed ecco fatto, io mi sento una persona un po' più realizzata dell'ultima volta. Spero che sia stato interessante. Io mi sono divertita molto. Un bacione, ciao.